Radio, siamo con Roberto Cavallo, vicepresidente del Comitato Scientifico per il Piano Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti del Ministero dell'Ambiente. Oggi abbiamo parlato di filiere di riutilizzo. Come avete affrontato il discorso? Il ragionamento è molto complesso. Intanto il primo elemento credo sia da ribadire sia quello di dire che il riutilizzo fa parte della prevenzione dei rifiuti, cioè cosa avviene prima che un materiale diventi rifiuto. Quindi non concorre alla percentuale di recupero di materia, ma concorre alla prevenzione, alla diminuzione della quantità di rifiuti prodotti. Questa ha delle implicazioni che stanno emergendo durante il dibattito in modo molto evidente, uno di tipo ambientale. Dicevo nell'introduzione, una tonnellata di beni avviati a riuso e a riutilizzo e quindi non a diventare rifiuto e quindi essere raccolti e riciclati significa evitare 9 tonnellate di CO2 equivalente, quindi è in assoluto la miglior azione per dare un contributo ambientale significativo. Il secondo tema che emerge in tutta la sua evidenza è l'impatto sociale in termini in particolare di creazione di posti di lavoro. Il riutilizzo, così come tutto il tema della prevenzione, concorre a creare posti di lavoro 10 volte tanto rispetto a qualunque altra opzione. Certamente alla discarica, all'inceneritore, che già era in tutta evidenza anche nei documenti ufficiali, ma anche addirittura rispetto al recupero di materia e al riciclo. Quindi potremmo dire che il riutilizzo come asse portante del tema della prevenzione è certamente destinato a giocare un ruolo preponderante e prioritario nel futuro dell'applicazione del pacchetto sull'economia circolare. Rispetto all'Europa siamo chiaramente in ritardo. Perché? Quali sono le criticità? Ma diciamo che è un ritardo relativo, nel senso che l'Italia ancora una volta ha delle ottime performance e anche nelle buone pratiche di oggi pomeriggio sul tema del riutilizzo già emergono, ci sono. Diciamo manchiamo della messa a sistema delle buone pratiche. Questo da un lato un po' forse perché siamo ancora l'Italia dei comuni, ecco, ci piace, come dire, siamo un po' gelosi forse, dall'altro anche per una ragione diciamo giurisprudenziale centrale. Il tema ambientale è delegato alle regioni, per cui sono regioni che hanno molto spinto, altro un po' meno. Questo lo dico per onestà rispetto agli altri paesi europei che invece hanno un centralismo decisionale sui temi ambientali. Detto questo, sul riutilizzo oggi veniva portato anche qualche esempio europeo dove il riutilizzo è stato oggetto di incentivazione fiscale e economica dallo Stato centrale e su questo qualche riflessione dovremmo fare. Noi come Comitato Scientifico abbiamo posto l'attenzione a questo tema, l'attenzione del Ministro, perché per esempio un'agevolazione fiscale sull'IVA per un bene che va al riutilizzo e quindi era già pagata, l'IVA potrebbe essere un buono strumento per incentivare il riutilizzo appunto e quindi la reimmessa sul mercato di un bene. Oltre l'incentivazione fiscale anche la cultura, quanto l'educazione ambientale potrebbe aiutare? Molto, anche qui Umana portava alcuni dati interessanti e significativi rispetto alla sensibilità dei cittadini nei due loro aspetti, nei nostri due aspetti. Noi come cittadini siamo da un lato fruitori di un servizio di raccolta, per esempio di un abito utilizzato, dall'altro siamo potenziali acquirenti di un abito. E allora in questo senso ci sono alcuni temi che ricorrono, certamente quello ambientale. Io metto l'abito o il bene usato all'ecocentro o al circuito di raccolta perché so di fare un gesto ambientalmente sostenibile, ma è ancor meglio se questo gesto ha un impatto sociale e quindi se quel bene entra in un canale di riutilizzo solidale e sociale. Per questo però, e su questo siamo un po' in ritardo, va tracciato. Io voglio come cittadino utente e o consumatore la sicurezza che il mio gesto sia veramente ambientale e solidale, altrimenti mi prende un po' il dubbio e decade un po', diciamo, la spinta a fare il gesto.